mi fa piacere quando trovi sul web delle cose tue che qualcun altro ha messo al tuo posto. Lì devo dire che provi quella minima emozione, perché se magari è qualcosa che avresti desiderato ma non hai il coraggio di mettere sul web. Per esempio, se tu, a una ragazza piace sentirsi fare dei complimenti, però non è che te li puoi fare da sola. Non puoi mettere sempre delle foto tu fighissima con le cosce di fuori e dire guarda quanto sono figa. Vabbè, insomma, un po' mezza. Per cui quando lo fa qualcun altro e carica delle tue foto o delle tue immagini ti fa piacere. Perché non l'ho fatto, l'ha fatto lui. Me la tiro un po', non lo so. Però è bello, divertente, ti gratifica. Mi è capitato di fare dei viaggi dove ho incontrato delle tappe musicali e mi dispiaceva buttare via quel momento, per cui con il telefonino, autoriprendendoti, caricando sul mio blog, sono riuscita, se vuoi, a raccontare quelle storie che non ho potuto raccontare, ad esempio, su I Love Rock and Roll. Ho girato New York facendo tutte le tappe della New York musicale. Che ne so, il palazzo dei Led Zeppelin, quello di Bob Dylan e John Lennon, e piuttosto che la strada dei Ramones, il posto che hanno chiuso, e la Tower Records che stava chiudendo. In quel momento non c'era la trasmissione. Non è che puoi sempre avere una telecamera a disposizione per raccontare le tue storie. Devo dire che il telefonino, o la mini microcamera e il web mi hanno dato la possibilità di fare le mie piccole storie. Di caricarle sul sito e di condividerle, poi non so quanti le abbiano viste. Noi abbiamo un sito apposta alle Iene dove tu puoi fare la tua segnalazione, metti dentro i tuoi dati, ci dici quello che ci devi dire. Devo dire che il web lo utilizziamo molto per fare le ricerche, per tendere delle trappole e per confrontarci con le possibilità truffaldine che internet offre a chi non ha dei buoni propositi. Se usi gli strumenti giusti, ti iscrivi a questo, cerchi quell'altro, hai le informazioni e paghi magari dei piccoli canoni su degli strumenti amministrativi o di ricerca assolutamente accessibili a tutti, puoi avere le informazioni che vuoi stando tranquillamente seduto nella tua redazione. Così come puoi usare degli strumenti da spione professionista da 007 che trovi sul web. Più di così non so come dirvelo, insomma. E che cavolo, c'è un affarino grande così che tu lo metti in una stanza, poi gli telefoni e questo attacca a registrare tutto quello che succede nella stanza. Ma ragazzi, voi avete idea di che figata è con il vostro fidanzato? Comunque, io sono figlia di un musicista. È ovvio che i musicisti vivono sulla musica che compongono, che scrivono e che cercano di vendere. Per cui da figlia di musicista non posso che dire mi dispiace, perché vedo molto lavoro buttato via, vedo artisti che ci impiegano un anno, 6 mesi, 3 mesi di lavoro per un disco che viene scaricato in un minuto. D'altro canto, anch'io scarico musica e di conseguenza mi rendo conto che è un sistema che è entrato davvero nel tessuto sociale, nelle abitudini. Forse le case discografiche dovrebbero farsi un esame di coscienza perché tenere l'IVA al 20%, far pagare alla gente un disco mediocre come un disco invece bello di un artista che ha valore, forse è un dispiacere. E forse non dovrebbero produrre un sacco di paccottaglia, lasciatela produrre autonomamente, lasciate che la buttino sul web, che se la scarichino pure, ma gli artisti, quelli importanti, devono comunque avere la possibilità di fare il loro lavoro. Non sa veramente non saprei come esprimermi, non vorrei fare il Lars Ulrich della situazione. Ma se è un gruppo così importante non puoi pensare che la gente non scarichi qualche tua canzone. La radio è un mezzo che in questo momento è un po' in crisi, perché negli anni 90 ha avuto un boom pazzesco, si è passati dalla radio musicale dove i disc jockey ti raccontavano la musica, per cui c'era la possibilità di ascoltare musica senza comprarla. Tu accendevi la radio, c'era la battaglia alla cassettina per registrare, cercavi di scegliere la radio che parlasse un po' meno sull'intro della canzone per averla pulita. Poi dopo è diventata una radio di parola, per cui diventa intrattenimento. La parola prende il posto della musica, la musica fa da contorno. Ora come ora la radio è sotto il web, perché quelli più giovani, i ragazzi che vanno tra i che ne so, 14, 15, 16, 17,
non gliene può fregare di meno di accendere la radio, gli interessa andare su YouTube, sentirsi da una parte il filmato musicale, dall'altra cercarsi le candid che hanno fatto negli Stati Uniti, quelli che si ingoiano, che ne so, 40 vermi e fanno la gara. Cioè, più andiamo avanti, più uno è abituato a scegliere, più vuole scegliere. Non a caso, ad esempio, i canali satellitari, le radio satellitari ti permettono di fare questo. Tu hai tutto diviso per tipologie. Voglio ascoltare del country? Country. No, mi sono stufata, adesso voglio sentire l'italiano. Italiano. Se vai su una sola emittente, ti trovi quello che ti danno loro. La web radio, secondo me, è una qualità un po' scarsa e questo per il momento la penalizza ancora un pochino. Devo dire che, ad esempio, a Natale è stata una goduria inimmaginabile fare tutte le festività con le web radio natalizie, devo dire che quelle mi sono piaciute molto. In questo momento niente può battere il web, per cui o ci arrendiamo, anzi, arrendetevi voi che non lo usate, arrendetevi a utilizzare tutte le nuove tecnologie. Non sono altro che prodotti per dare comunque un'informazione e una comunicazione.